Ora spazio alla politica. A dominare la scena oggi sono stati quelli dei 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle con le parlamentari e le candidature sono state così tante che il sito è rimasto intasato per ore. Sentiamo. C'è chi parla di grande entusiasmo, di una partecipazione inaspettata e chi invece di un caos che mette a rischio le candidature stesse. Il dato di fatto è che il sistema ideato dai 5 Stelle per scegliere chi correrà alle prossime elezioni, in pratica attraverso una autocandidatura, è andato letteralmente in tilt, tanto che i vertici grillini sono corsi ai ripari, prorogando dalle 12 alle 17 il termine ultimo per presentare la propria candidatura alla Camera e al Senato. Moltissime le adesioni dovute soprattutto all'apertura, anche a chi non era iscritto al movimento. Tanti utenti però non sono riusciti a completare le operazioni protestando duramente sul blog per il malfunzionamento della piattaforma Rousseau, che peraltro era già entrata nell'occhio del ciclone per l'intervento del garante della privacy, che aveva segnalato la scarsa sicurezza nella gestione dei dati personali con la possibilità di infliggere sanzioni. Per quanto riguarda le parlamentarie, i nomi di chi ha superato la prova si conosceranno solo nei prossimi giorni, ma qualcosa è già trapelato. Fra gli autocandidati ci sarebbe il giornalista Gianluigi Paragone, che ha indirettamente confermato sul web: se son rose fioriranno, Di Maio difende il sistema adottato. Io penso che siamo l'unica forza politica che stia selezionando in questo momento le liste bloccate con un metodo di consultazione degli iscritti. E è veramente assurdo che le forze politiche ci prendano in giro su questo quando loro le stanno decidendo nelle segreterie di partito. Dal Movimento 5 Stelle arriva anche la mossa a sorpresa della sindaca di Roma. Virginia Raggi ha annunciato di aver richiesto il giudizio immediato sulla vicenda che la vede coinvolta delle nomine Campidoglio. Sono certa della mia innocenza, ha fatto sapere, e non voglio sottrarmi ad alcuna valutazione.